Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Nella scorsa puntata abbiamo visto ciò che era successo nella parte che ho dovuto, ahimè, tagliare a causa di un problema video della mia, diciamo, della mia registrazione, e poi abbiamo attraversato tutto il deserto di Kuce per scoprire che al centro di questo deserto in realtà c'era un piccolo villaggio. Questo piccolo villaggio che ovviamente già mi fa... Mi permette di affrontare dei nemici, che però non capisco perché mi fa laggare così tanto. Mi fa laggare veramente così tanto senza un vero motivo concreto. In realtà non sto montando video in questo momento, quindi non capisco perché la CPU, forse, non lo so. Abbiate pazienza, almeno per questo incontro vedrete un pochettino di lag. Spero che si risolva in realtà. Cercherò di risolverlo praticamente subito e vediamo se effettivamente potrò portarvi al tempo stesso anche delle, diciamo, delle news, no, per quanto riguarda il gioco. Allora, qui nel frattempo abbiamo da cambiare le armi a Jupis, che può finalmente utilizzare un'arma a livello 40, che era finalmente ora. Anche se in realtà adesso Jupis lo cambiamo e mettiamo Steve. Devo necessariamente aumentare il livello delle armi di Steve, perché ancora ci ritroviamo ad essere a livello 20 e non va bene, non va assolutamente bene. Per cui va bene Steve e niente, proseguiamo. Ok, finalmente ho risolto il problema di lag. Non lo so perché, ma mi stava laggando senza un motivo ben preciso. Comunque, proseguiamo e vediamo cosa finalmente c'è da scoprire. Welcome, welcome. This is Johannesburg, the illusory oasis. Johannesburg? Wait, you're that guy I saw in the desert. Ah, please allow me to apologize. I had to test you, you see, to determine if you were fit to enter our town. I never realized there was a town out here. How long has it been here? Since long, long ago. Many years now. And it will remain here for years and years to come. Johannesburg is an eternal sanctuary. I still can't believe such a lush place exists on Rosa. I've never even heard of Johannesburg before. Come with me. You must be very tired from your journey through the desert. Let us go to my house. I see. So you want to make your power complete. You know about it? Not really. I'm afraid that I've never heard of this Star King. And this is certainly no place for training. I'm very sorry, but I have no idea what it's all about. Then, do you know a man called Desert Claw? I do not. Is there anything else you can tell us? Well now, let's see. Oh, wait a minute. This birthmark here. Yes, I've seen it before. What? Really? I recall someone in town having the same birthmark as this one. Yes, just like it. Or quite similar, I believe. The same birthmark. So, where's this person now? It was someone who used to live here. But one day, the person suddenly disappeared. And no one knows what happened. Were there any clues left behind? I don't know. What was this person's name? Name? Why, of course, yes. Strange. I can't seem to remember it. I must have said it 100 times, too. I'm sorry. I am an old man. You might want to ask the villagers. They may be able to tell you something. I see. Let's ask around. Yeah.
Ok, abbiamo scoperto che forse siamo nel posto giusto, o forse no. Vediamo. Allora, proseguiamo avanti perché la strada adesso ci porta ad andare da questo lato, quindi noi andiamo e andiamo a vedere cosa scopriamo. La faccenda si sta facendo molto più interessante rispetto a quello che si pensava, quindi chissà. A parte il fatto che ci siano dei mostri all'interno di questo villaggio, non capisco in realtà neanche il perché, dato che dovrebbe essere un'oasi e quindi dentro l'oasi non dovrebbero esserci delle creature che ci attaccano, giusto gioco? Quindi cosa vuoi venirmi a dire diciamo da questo punto di vista? Cioè, perché mi metti dei mostri che mi possono attaccare e mi possono fare male in una cittadina che sembra essere innocua? Chi lo sa? Comunque, sblocchiamo subito anche questo teleport. Bene. Oh, e abbiamo usato tutti i warp del pianeta. Quindi adesso finalmente gli scrigni saranno segnati sulla mappa, cosa che non vedevo l'ora succedesse, specialmente per tutti quegli scrigni che ancora devo aprire. Sia perché alcuni li posso aprire e altri perché... vabbè, sì. Sia perché alcuni li posso aprire e sia perché altri ancora non posso. Pergamena numero 3. Ah, vero, ne ho prese parecchie a dire la verità di pergamene numero 3, quindi sarà figo vedere... Sarà figo vedere come tutti quanti adesso avranno... No, linfa vitale, buttarne tre, mamma mia. Che spreco. Cioè, neanche il gioco me le vuole fare buttare. Però, purtroppo, dobbiamo. Poi, altro forziere. Una trombetta gloriosa. E andiamo a fare le eureche, perché adesso tutti quanti... Supernova a livello 2, no, aspetta. Efficienza PA a livello 2 prima. Diciamo che è decisamente meglio, no? Ecco, colpo infuocato livello 3. Quindi anche lei può utilizzare il colpo infuocato livello 3. Vedete, tutti quanti adesso possono utilizzare il colpo infuocato livello 3. È importante comunque sbloccarlo per tutti perché non si sa mai cosa possa succedere. Quindi, ok, qua spada ardente, difesa dal veleno. Mentre che ci siamo, perdiamo un po' di tempo, tra virgolette, per potenziare un pochino i nostri personaggi. Porta dell'inferno addirittura, colpo infuocato numero 3, quindi anche per te. E ho acquistato le pergamene praticamente all'interno di questo villaggio. Cioè all'interno di questo villaggio, nella bottega che c'era prima, praticamente il vecchietto vendeva le pergamene livello 3. Cioè, veramente figo. Ora, non so quante me ne restano di pergamene per i colpi infuocati. Credo di averle addirittura perso. Cioè, di averle addirittura finite. Quindi... Allora, qui abbiamo potenza e difesa che è assolutamente ottimo. Potenza e difesa livello 2. Vediamo se c'è altro da potenziare per Digo, perché il problema di Digo è che adesso ha un'abilità che ho sbloccato che si chiama la nostra canzone, dove la moneta che abbiamo ricevuto da ufficiale, in realtà guardate cosa mi dice, ha la forma giusta, ma non entra. Questa è una cosa che si risolverà più in là, quindi non vi preoccupate. Qua addirittura colpo infuocato 1 mi serve, wow. Non mi ricordavo che Digo fosse così indietro. Con il suo avanzamento. Comunque, andiamo all'interno della casa e scopriamo tutta la verità. It doesn't look like anything special. Who's there? What the? The same birthmark. So you're the one. So, you've finally come all this way, Jaster. Huh? Wait, how do you know my name? I'm sorry, but I can't tell you anything now. Draw your sword, Jaster. What? Why? If you don't have the strength to defeat me,
You're not ready to know the truth. Come, Jaster. Fight and awaken your true self, Jaster. Search deep within your soul and unleash your true power. Prepare yourself. Here we go. Are you ready? What's going on? Are you ready? What's this? Are you ready? Are you ready? How about this? Jaster, you have passed your trial. So, this is my power. Now I shall reveal everything to you. About this village, me, and you, Jaster. Your very own story.
Long ago, this was a peaceful and prosperous village. But one day it was stricken by a fatal disease. We tried everything to keep it contained. But before long, it had spread to everyone who lived in the village. Once infected, the victims would succumb within a matter of months. It became apparent that the village was in peril. I cared very much about the kind-hearted people living in this place. They were all like family to me. And so I decided to do everything I could in order to save them. I would use the mysterious power deep within me. Mysterious power? I had kept my power a secret all these years. If I used it, people would discover that I wasn't a normal human being. So I never told a soul. I stopped time here in this village. By stopping the flow of time, the disease could no longer progress, and those infected by it would not die. That's how the village came to live on forever. For tens of thousands of years. To keep my secret power safe, I took away the villagers' memories of me. Still, for some reason, they never forgot me completely. Johannesburg. Your name is Johanna, isn't it? Even with their memories taken away, the villagers still remember you and cherish you deep within their hearts. They named the village after you to show their gratitude. How do you have that kind of power? Who are you anyway? I am a unique being. I am a descendant of the Star King. The Star King? You mean from the Great Legend? That's right. The legend of the Star King is no fairy tale. Long ago, the Star King ruled over the entire galaxy with his mighty powers. While he still lived, it was a peaceful place indeed. I am a direct descendant of the Great Star King. And his blood runs through your veins as well, Jaster. Huh? You are my son. My only son. You have inherited my blood and everything that goes with it. What? What do you mean? So you're my... Listen, Jaster. You've been given a great gift. And with it, a great responsibility. Use your power to bring hope to the people. I know you will be able to bring peace back into this universe. I must leave you now. The time has come for me to go back where I belong. I am so glad I was able to see you. Farewell, my child. No! Wait! If you're my mother, there are so many things I want to ask you! Mom! What? We were in a village just now, weren't we? It's gone. Were we dreaming? That was no dream. You again! What's going on here? What just happened? You awoke the power of the Star King. Completely. Now, my job here is done. Wait. You know something. Tell me, please. Very well. I guess it's time. Listen carefully, Jaster. 18 years ago, I became lost in this desert. No matter how far I walked, I saw nothing but sand. I walked on for days without food or water. Finally, my body gave out, and I collapsed on the sand. I thought that was it. I was done for. Then
a woman appeared before me. She was nothing less than an angel. She carried me to a village and tended to my weakened body. She was a mysterious woman, and beautiful too. Before long, I fell in love with her. I spent several months in that tranquil village, even after I had recovered. The time I spent with her, it was like a dream come true. Soon, she had new life within her. It was our child. I was overjoyed, but she was uncertain somehow. I asked her why, and she told me her story. The village's terrible hidden secret. The village where time stopped. Yes. Left behind in the flow of time, the village had never interacted with the outside world. She wanted to leave the village for the sake of our unborn child. She wanted to show our child the vast galaxy out there. So we decided to leave the village. And eventually our child was born. He was our greatest treasure. That's when we truly knew what it was to feel joy. But our joy didn't last long. Shortly after she gave birth, she fell ill and lost her life. She had contracted the same deadly illness as the other villagers. It was only because time had been stopped that she had gone on living. She was a strong woman. She must have seen it coming from the moment she decided to leave. She brought forth our child at the cost of her own life. The child's face bore her same birthmark. That child was you, Jaster. That's not possible. But wait. That means you're my... Yes, I am Mazel, your father. Dad. I'm sorry I kept this from you, my son. But I had no choice. It was all to set you on the right path. On her deathbed, your mother told me, this child will bring peace to you and to this universe alike. I had no idea what she meant at the time. As the months and years passed, I came to notice you were no ordinary boy. You had powers, mighty powers. That's when I finally realized the great responsibility your mother had entrusted to me. I left you with my friend Raul and embarked on a journey. I knew Raul would raise you to be a fine young man. I traveled from planet to planet as Desert Claw. I traced the path of the Star King and pursued the secrets of his powers hidden in the past. All to call forth the great powers that slumbered within you. The Star King ruled the galaxy after quelling a drawn-out interplanetary war. Now, the galaxy is in need of the Star King once more. Jaster, I know you will be able to use your powers justly. You're the only one who can put an end to this conflict.
I understand. I don't know if I'm truly worthy to wield this power. But I'll try, Dad. I'll try. Jester, I've told you everything I know. I don't know what awaits you in Eden. From here on, you'll have to see for yourself. My journey as Desert Claw ends here too. I look forward to sharing my stories with you one day, my son. I've released the lock that was on the ruins. Use your key to open the path to Eden. Stay the course, Jester. Dad. Ebbene sì, il plot twist che tutti bene o male stavamo aspettando è arrivato. C'è una cosa che prima dobbiamo fare. Non so se riesco a farlo, oddio. Si è bloccato completamente, cioè si sono buggate le scritte, mannaggia a me. Fortuna è che fortunatamente ho finito di registrare questa puntata, perché comunque la farò terminare qui. Però dobbiamo entrare necessariamente a casa di Johanna, perché lì dentro ci sono dei forzieri che non abbiamo preso, che non abbiamo aperto. E se non ricordo male, uno era molto importante. Ecco, completo da viaggio, che era quello di Kisala, se non erro male, perché comunque doveva essere forse quello di Kisala. Ora non ricordo. No, e allora era di Lilica addirittura? Wow. Sì, Lilica. Wow, mi ricordavo fosse Kisala, invece no, era Lilica. E poi c'era un altro forziere che qui forse era qui dietro, dove era? Sì, ecco. Ah. Oh. Qui. Fiocco lunare. No, allora non era effettivamente quello che mi aspettavo come forziere. Allora, questi in realtà mi ricordavo qualcos'altro come forziere. Comunque va bene. Detto questo, allora io penso che per il momento possa staccare. Mi farò un piccolo giro perché devo andare a vedere questi forzieri. Io mi ricordo che in uno di questi forzieri trovavo, se non erro, la prima chiave della terra o chiave delle stelle, se non erro. Quindi non lo so, ho questo vago ricordo. Non credo che sia giusto, però dal momento che ho questo ricordo voglio fare un giro e voglio vedere effettivamente cosa riesco a trovare. Detto questo, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ovviamente ci vediamo alla prossima.